Il Partito Democratico cerca un nuovo autore, o più semplicemente un segretario che lo porti fuori dall'attuale pantano in cui è invischiato. Salerno ieri sera al centro sociale ha accolto Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, guidato da un Piero De Luca alle prese con questa campagna elettorale interna ai Dem. Presenti tantissimi amministratori locali provenienti da tutta la provincia. Onorevole, oggi ospite di Salerno un amministratore regionale che punta alla guida del PD. E l'ospitalità di tanti sindaci, l'abbiamo visti in platea, il suo pensiero. Ma siamo molto contenti, riscontriamo in ogni iniziativa un grandissimo entusiasmo, una grande partecipazione per la candidatura di Stefano Bonaccini a segretario nazionale del Partito Democratico. Crediamo molto nella sua figura, nella sua esperienza, nella sua militanza per rilanciare il Partito Democratico, ripartendo dai territori, ripartendo dalla militanza, ripartendo da una classe dirigente piantata forte nel terreno, accanto alle persone in carne ed ossa, che possa davvero dare nuovo slancio e far ripartire il Partito Democratico. Rilanciarlo, non smembrarlo, non liquidarlo, ma rilanciare e ricostruire il Partito Democratico con una nuova classe dirigente, nuovo linguaggio e nuovi programmi, nuovi contenuti che ci consentano di tornare in sintonia col paese reale. Presidente, ci si lancia alla guida del Partito Democratico, un partito che sicuramente vive tante difficoltà. Una piccola battuta anche cattiva, non si può parlare di accanimento terapeutico? Ma no, lasciamo quelle parole per ben altri problemi. Siamo pur sempre il secondo partito del paese, il primo di opposizione, contano i voti nelle urne, non i sondaggi. Di certo sappiamo del momento di difficoltà, però guardate, io dovunque vado vedo tanta gente. Penso che sarà ancora una volta la partecipazione alle primarie una grande festa democratica. D'altra parte, questo fareste fatica a chiederlo a qualsiasi candidato alla guida di qualsiasi altro partito, perché non le fa nessuno. Per cui cerchiamo di fare tutto quello che possiamo, sappiamo che abbiamo bisogno di rigenerarlo, il PD, abbiamo bisogno di un nuovo gruppo dirigente, perché quando si perde da troppo tempo è naturale cambiare, possiamo pescare a piene mani nei territori, sia tra chi guida il partito, sia chi amministra, pensare che da tanto tempo non vinciamo nel paese, eppure governiamo il 70% dei comuni fa dire che c'è una classe dirigente già pronta nei territori, allenata, soprattutto che raccoglie la fiducia dei cittadini, perché prima o poi bisognerà avere a che fare col rapporto tra consenso e candidature. Io se divento segretario, ad esempio, garantisco che non ci vorranno più 6 mesi per fare un congresso, perché sembriamo marziani nei tempi di confronto con le persone, garantisco che non succederà più che non ci si candida da parte del gruppo dirigente nei collegi uninominali, perché se sei leader il consenso te lo vai a raccogliere nei territori, come accade a chi si candida alla guida di una regione o di un comune. Se sarò segretario, i prossimi candidati al Parlamento, donne e uomini del Partito Democratico, quantomeno li sceglieranno gli elettori nostri con le primarie nei territori.